Finisce senza vincitori né vinti e anche senza gol il match del Fadini tra Giulianova e Recanatese. 1-0-0 che può andare bene ai padroni di casa per restare al di fuori della zona play-out, meno a una Recanatese che vuole i play-off e recrimina per l'errore clamoroso di Pera nel primo tempo. Squalificato Ferrini e recuperato Del Grosso, Bolzan vara un 4-3 offensivo con Napolano in cabina di regia, Barlafante e Di Paolo ai fianchi di Tozzi Borsoi, premiato prima della partita dal presidente Bartolini che ieri ha festeggiato le 40 primavere. Recanatese senza l'ex Raparo squalificato, mancano anche Borrelli e Palmieri, c'è Olivieri a sostegno di Pera e Sivilla. Gara giocata subito a buon ritmo, anche se le palle gol arrivano nella seconda parte della prima frazione. Tozzi Borsoi al 24esimo sorprende Sprecacè, cartellino giallo e punizione calciata da Napolano che attraversa tutto lo specchio della porta. Recanatese pericolosa tre volte al 28esimo, sempre con Alex Marchetti che impegna da distanza siderale Pagliarini. Sugli sviluppi del successivo corner, sponda di Sivilla e incornata dell'ex Savona sventata davanti alla riga di porta da Torelli. Altro corner per la torsione del solito Marchetti, alta di poco. Ma Giulianova non sta a guardare. Al 35esimo sinistro velenoso di Barlafante che Sprecacè alza in corner. Dal successivo calcio d'angolo, amnesia giuliese. Prende il via una ripartenza della Recanatese. Tre leopardiani contro il solo Del Grosso. Sivilla mette Pera davanti a Pagliarini, ma il centravanti clamorosamente sbaglia. Graziato da un killer dell'area di rigore, tira un sospiro di sollievo il Giulianova che al 39esimo si rifà vivo col destro in corsa di Di Paolo. Sprecacè ancora presente. E così si va all'intervallo. Nella ripresa le due squadre calano nel ritmo, gioco più a centrocampo e le occasioni scarseggiano. Prima del quarto d'ora ci prova Pera da piazzato sfiorando l'incrocio dei pali. Al 21esimo finisce la partita dell'attivissimo Di Paolo, l'attaccante va in girata e poi accusa un dolore e quindi chiama il cambio. Al suo posto Lennart che prima viene piazzato in regia, quindi mezzala. Torelli alzato in attacco. La squadra di Bolzan però continua a fare fatica in fase offensiva, ma è più ordinata nelle retrovie dove concede le briciole alla compagine leopardiana. Al 40esimo ci prova di nuovo Marchetti, sempre dagli sviluppi di un corner, ma nel primo dei 4 minuti di recupero per un soffio il Giulianova non pesca il jolly. Cross di Del Grosso, sponda di Lennart per Tozzi Borsoi che spreca il pallone della vittoria. Finisce invece senza gol ed è un verdetto sostanzialmente giusto. Mi sa intanto questo pareggio la soddisfa? No, noi prepariamo le partite per vincerle. È normale che non voglio fare il presuntuoso, so che davanti avevamo una grandissima squadra, una delle squadre più attrezzate del campionato secondo me, una squadra che non so quale problemi avranno avuto, ma no, sicuramente non dimostra la classifica e il valore della squadra. Noi si è preparata la partita per provare a vincerla, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ecco, come gestire questo momento visto che ci sono insomma parecchi acciaccati? Te lo chiederei io a te come gestire. È normale che mi ha dato un po' di fastidio leggere in settimana che o negli ultimi giorni che avevo tutta la squadra in forma tranne lo squalificato Ferrini. Io vi posso garantire che questi ragazzi è una settimana che hanno la febbre. La maggior parte di loro si allena sempre, si è allenato questi giorni con qualche linea di febbre, quindi va fatto un plauso, questi ragazzi ci tengono tantissimo, quindi è un piacere allenarli. È normale che tanto tempo per lavorare insieme non abbiamo avuto, perché da quando io sono qua, penso che sono 27-28 giorni, questa è l'ottava partita che abbiamo fatto, abbiamo avuto solo una settimana per allenarci, quella prima del Forlì, e poi abbiamo solo curato tanto il recupero perché le partite sono state tante, quindi piano piano sicuramente troveremo gli equilibri giusti per provare a fare il meglio e raggiungere l'obiettivo il prima possibile, che non sarà facile per niente. L'ultima, Napolano promosso davanti alla difesa? Ma Giordano è un giocatore importante, Giordano va messo nelle condizioni di esprimere al meglio le sue qualità. Alessandrini, come si può spiegare quell'errore di Pera, perché poi lì la partita insomma poteva girare? Ma noi, l'ho detto poc'anzi ad altri colleghi, soprattutto non vorrei ampliare il numero di partite, ma nelle ultime partite abbiamo creato tantissime occasioni e purtroppo abbiamo pareggiato. C'è i momenti che basta toccare la palla va dentro, c'è altri momenti, magari anche in situazioni facili come quelle di oggi, che purtroppo la palla non va dentro. Bisogna saperle accettare e guardare gli aspetti positivi, comunque quelli di una squadra che anche se
aveva alcune assenze importanti, oggi ha dimostrato di avere un'identità, un'idea di gioco e di meritare di vincere, soprattutto nel primo tempo.